grande partecipazione di pubblico e di sindaci del territorio all'insediamento del nuovo consiglio comunale di Gioi Cilento e della nuova giunta guidata dal neosindaco Maria Teresa Scarpa. Tra i componenti della squadra di governo l'assessore Lucio Gogliucci ed il vice sindaco Antonio Palladino. Presenti anche alcuni primi cittadini del Cilento, tra cui Enrico Gnarra di Moio della Civitella, Guglielmo Vairo di Piaggine, Natalino Barbato di Stio assieme all'assessore Trotta, oltre al vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento Valoridiano ed Alburni, Cono Delia. Quindi questi sono dei punti imprescindibili, sono delle tappe che devono essere perseguiti per poter raggiungere questo che stiamo dicendo, cioè razionalizzare alcuni aspetti del bilancio e poter intervenire anche su queste voci. Ovviamente parliamo di attività per incentivare la partecipazione dal basso e qui non vorremmo immaginare di istituire annualmente un momento di incontro con la cittadinanza per una questione anche di coinvolgimento più particolare. Immaginavamo di fare degli incontri mirati ovviamente con quelli che sono gli attori economici delle comunità. Ovviamente ragioniamo su un discorso di attività condivise, quindi dobbiamo fare dei tavoli con le associazioni, con i vari attori del territorio. Tutto questo però non si può realizzare se non lavoriamo per un comune efficiente, e questo vuol dire che in primis ci dobbiamo impegnare per poter rendere i nostri uffici accessibili e lavorare su questo discorso di trasparenza. La trasparenza non passa però soltanto per la buona volontà, attraverso la buona volontà, ma ci dobbiamo dotare di strumenti adatti a poterlo realizzare. Per questo andiamo a ragionare su un tema che un po' è stato affrontato da tutti quanti, anche in campagna elettorale, per appunto della trasparenza. Noi immaginiamo di riuscire a farlo attraverso la digitalizzazione dei documenti, e su questo vi posso dire che in questi 10 giorni prima del Consiglio ci siamo già preoccupati di contattare degli esperti informatici per darci delle indicazioni. Devo dire la verità che tra diverse persone c'è stato anche chi si è offerto di donare al Comune di Gioi il software per questo tipo di attività e ovviamente di occuparsi della formazione. Su questo poi andremo a verificare la fattibilità, perché deve essere ovviamente adatto a poter gestire, ci sono anche le norme sul tema di privacy, quindi ci sono una serie di attività. Ovviamente abbiamo bisogno di comunicare e informare la cittadinanza, e questo cercheremo di farlo attraverso una serie di implementazioni, quale appunto uno sportello di informazione per la cittadinanza e ovviamente tutte quelle che sono le azioni che ci consentono di essere vicini a voi. La lista Crescere Insieme in Comune festeggerà la vittoria assieme ai cittadini di Gioi venerdì 14 nel capoluogo in piazza Andrea Maio a partire dalle 21 e sabato 15 giugno alla frazione di Cardile in piazza Achille d'Aiuto sempre a partire dalle 21.